Sono stati davvero molti e importanti gli eventi collaterali alla classicissima di primavera, è così? Sì, è stato un bel weekend denso di eventi e anche di emozioni. Intorno alla classicissima Milano-Sanremo, la nostra gara gloriosa di primavera, il Comune di Sanremo ha voluto in qualche modo collocare degli eventi collaterali che la celebrassero. Abbiamo avuto l'inaugurazione della grande mostra di Antonio Moretti al Museo Civico di Palazzo Borea Dolmo, un pittore che da Milano ha dipinto e ritratto Sanremo nella sua epoca migliore, gli anni 50, quindi una città effervescente, dinamica, piena di attività e di persone, e abbiamo potuto appunto ammirare i suoi quadri. Nella città abbiamo avuto un evento dedicato alle Ferrari, alle grandi macchine di prestigio italiane che si sono, partendo dal Casinò di Sanremo, hanno fatto un giro per le strade cittadine, hanno fatto bella mostra di sé e tutti abbiamo potuto apprezzare la loro bellezza e anche la loro potenza. Nella giornata invece di domenica abbiamo prima atteso l'arrivo della classicissima con la gara amatoriale Sanremo-Sanremo, la Gran Fondo cicloturistica, e poi l'arrivo della corsa delle biciclette d'epoca, che hanno poi fatto anch'esse bella mostra di sé in piazza Colombo. Tutti questi eventi sono stati in qualche modo colorati dalla nostra banda Canta e Sciuscia, che ha colorato l'attesa, ha intrattenuto i nostri ospiti nella strada di arrivo della Milano-Sanremo e hanno fatto la loro musica. E poi c'è la fontana dello Zampillo colorata di rosa. Sì, la fontana dello Zampillo, che è un elemento caratteristico certamente nell'arrivo della nostra Milano-Sanremo, ma che noi colorandola di rosa abbiamo in qualche modo voluto onorare e dedicare al prossimo arrivo, anzi alla prossima partenza del nostro Giro d'Italia del 9 di maggio. Quindi insomma è stato un modo per iniziare questo grande evento che comincia oggi e si concluderà appunto l'8 e il 9 di maggio, con di nuovo un weekend denso di appuntamenti.